carichi, eh. Guardi, io capisco l'esigenza della sua trasmissione, però lei mi ha promesso una mia ambizione, tentare di convincere che noi siamo dalla parte della ragione, ma non tanto sul piano del vitalizio che è uguale alla pensione. Alcuni ritengono che noi abbiamo un vitalizio e poi abbiamo pure una pensione, quindi immaginarsi la confusione che c'è sul piano dell'opinione pubblica. Io ritengo, non rileggo le tre parole che fanno parte in Europa di tutte le decisioni che sono state prese da vari tribunali superiori, ma dico che la irretroattività, che neppure il fascismo ha mai fatto, è la convivenza civile, è un problema giuridico, ma se non ci fosse lo Stato di diritto e la certezza del domani, non ci sarebbe una convivenza Però civile. le dico, quando Allora, siamo dovuti andare in Europa, nella mia banca, nelle banche di tutti i cittadini, lo Stato ha messo le mani nella notte per andare in Europa, ci hanno detto, se non ci date i soldi, sempre per il giorno dopo, mai per il sempre. giorno prima. Ho capito, ma Perché a non è me una cosa mi corretta. Se piace io dire vengo una da lei cosa. nella sua banca e gli dico, dammi un po' i soldi. No, no, Quindi gli posso. esodati se la sono presa in quel Giletti, posto tante volte. Quindi su posso questo, dirle. io per carità, va bene tutto, però non mettiamoci tutti sullo stesso piano. Posso dirle una precisazione, lo dico alla signora, perché è una disinformazione diffusa. La legge Fornero, che ha leso dei diritti per il futuro, le aspettative di diritto, che sono una cosa un po' diversa, perché nei libri di diritto Avevano sta firmato degli scritto. accordi quei signori lì con Se mi la. vuole interrompere, No, io però c'erano degli posso pure accordi con lo mi astenere. Stato. Ascolti, Si sono è un trovati sospesi diritto nel nulla quelli. affievolito rispetto, e questa parola giuridica credo che sia di comune accezione, rispetto alle cose che fanno patrimonio, che sono state garantite dallo Stato. Questo è il problema. Allora io, Giletti, in profonda verità, ecco questa, come se facessi una testimonianza, e a nome dei mille E deputati, io 338. non li chiamo a questo collega, deputati che ci hanno preceduto, dico che la ragione per la quale chiediamo la legalità è anche evidentemente per la retribuzione, perché ci sono situazioni, tagli drammatici, ma per difendere il prestigio, l'onore e la dignità del È Parlamento e stato dei chiaro, è parlamentari. stato chiaro. Un attimo, Difenderla. colleghiamoci con Questa cosa deve Mauro essere Guidi. chiara.